Invece lo spazio intervista adesso è autografato da Daniele Sirotti. Buongiorno Daniele. Buongiorno Cristiano, buongiorno a tutti. Voice coach, o per meglio dire l'italiana, formatore. Formatore di public speaking, perché ormai questo termine è uno di quegli inglesismi che sono stati così adottati dalla lingua italiana. Comunque io insegno a parlare in pubblico, a vincere quella timidezza, a organizzare il proprio discorso per parlare correttamente a una platea. Poi Daniele, una volta, visto che tu sei attore di teatro, vieni Sì. anche a raccontarci della tua carriera, no? Al di là Assolutamente, della tua volentieri. attività di voice coach. Ci siamo quasi, no? Ci siamo quasi. Abbiamo presentato nel corso di questi mesi nella nostra trasmissione un paio dei tuoi corsi, l'edizione autunnale e quella primaverile. Ci siamo quasi, Ci vero? siamo quasi perché dalla settimana prossima, esattamente da lunedì 3 aprile, inizia una nuova sessione di corsi che si svolgeranno a cadenza settimanale per il mese di aprile e il mese di maggio. E domani sera sono tutti invitati, e anche tu, Cristiano, io spero sempre che tu mi venga a fare un saluto, un'improvvisata, chiunque può venire alla presentazione gratuita dei miei corsi. Io tengo un piccolo buffet, quindi un Ah sì, non me aperitivo. l'avevi detto, perché allora alza molto le Ah, allora sì, quotazioni, alza molto eh. il tasso di interesse. No, sto No, cioè scherzando. io organizzo sempre un piccolo buffet perché l'orario in cui organizzo questa presentazione gratuita è le 8:30, quindi si presuppone che le persone non hanno fatto in tempo a passare da casa, ma in derapata, di volata, arrivano dall'ufficio, arrivano dal lavoro perché sono interessati, quindi io li accolgo con un buffet salato, con delle cosine da bere e poi racconto brevemente in una mezz'ora, 40 minuti, quello che sono i miei corsi e lascio loro una brochure, poi chi è veramente interessato dalla settimana successiva si può iscrivere. Allora, tu hai parlato come vincere la timidezza per parlare in pubblico. Mi hai fatto casi in altre circostanze di fior di top manager di sicuro successo che però hanno qualche difficoltà magari a parlare col pubblico. Io conosco gente che parla senza problemi davanti alla telecamera, tipo me, ma già un po' più emotivo di fronte al pubblico. Mi sembra che i tuoi corsi, correggimi che sbaglio, abbiano una doppia funzione, sia da un punto di vista emotivo e psicologico, ma anche da un punto di vista tecnico sull'utilizzo della voce, no? Assolutamente. C'è sia Ci vuoi questo spiegare un po' questi due filoni? volentieri, c'è sia questa fase di controllo di se stessi, controllo delle proprie emozioni, controllo del proprio stato d'ansia, perché l'ansia, la tensione da prestazione prima di fare qualche cosa, come qualsiasi altro tipo di paura, va conosciuta, va accettata, riconosciuta e quindi gestita. E quindi io insegno a fare questo da una parte. Dall'altra, invece, dal punto di vista più tecnico, io do proprio delle nozioni di retorica, delle nozioni di oratoria, di linguaggio verbale e linguaggio non verbale, di postura del corpo, dei modi su come catturare l'attenzione delle persone che abbiamo davanti e di organizzazione degli argomenti che vanno raccontati. Ecco, io mi voglio togliere qualche curiosità che credo siano anche le curiosità del pubblico che ci guarda. A volte si dice di parlare con il diaframma, no? Questo vale anche, l'abbiamo già accennato un'altra volta. Quando invece a volte si parla molto di gola, mettendo anche a repentaglio per i professionisti della voce, le corde vocali. Ecco, che cosa avviene, proprio fisicamente con questo cambiamento di utilizzo della nostra voce? Un argomento lunghissimo, lo sai benissimo che rispondere in maniera sintetica a questa domanda è veramente problematico perché si rischia di dare troppo poche informazioni oppure di darle distorte. Allora, per quel che riguarda, brevemente, per quel che riguarda l'uso del diaframma, è un modo di gestire, utilizzare il diaframma, che è questa membrana orizzontale che separa gli organi nobili dalle viscere all'altezza delle costole fluttuanti dello sterno, e utilizzare consapevolmente questa membrana serve a dosare il nostro fiato, quindi a migliorare la respirazione e dosarne l'emissione del fiato.
Mentre invece la seconda cosa che mi hai chiesto è la gola, l'uso della gola e quindi rimanere senza voce, sforzare le corde vocali, sempre in maniera molto sintetica, che cos'è? È un modo, anche questo errato, di usare la voce, tant'è che si sforza e rimaniamo senza voce. Perché le corde vocali funzionano come una chitarra, sono come le corde di una chitarra, le cui vibrazioni devono essere amplificate da una cassa sonora. Nella chitarra la cassa sonora è la pancia, è di legno, invece nel nostro caso la cassa sonora spesso facciamo sì che sia la gola. E qui è sbagliato, perché la nostra cassa di risonanza sono le ossa concave che si trovano in questa parte del cranio. E quindi la nostra voce dovrebbe risuonare qui, e forse anche attraverso il microfono si sente la differenza. Si sente, Ho sì. provato No, ad essere il più si sintetico sente, ecco, possibile. tra l'altro sei bravissimo, si vede che ovviamente sono domande a cui sei abituato a rispondere perché hai dato una spiegazione anche scientifica, benché molto semplice. Senti, i tuoi corsi sono aperti a tutti, non necessariamente ai professionisti della voce o anche semplicemente a chi si esibisce sul palco dove bisogna avere un impatto emotivo anche un po' più controllato. Tutti possono partecipare a questi corsi, no? Semplicemente che abbiano la voglia di migliorare il proprio impatto con il pubblico. Assolutamente aperti a tutti, ma a tutte le categorie e a tutte le fasce d'età, tant'è che in questi corsi, in questi mesi, mi sono capitati anche degli studenti che ancora andavano alle superiori, ai quali ho domandato: ma perché sei qui a Perché? seguire questo corso? E sono rimasto ammirato, di sasso, ma ammirato, quando mi hanno risposto: è perché io tra un anno e mezzo, due, mi inserirò nel mondo del lavoro. So che bisogna essere competitivi e cerco di essere il più competitivo Ecco, possibile. perché tu dici giustamente, Daniele, questa storia del lavoro, perché qui stiamo parlando sì, ovviamente anche di un proprio miglioramento personale, ma è un miglioramento personale che poi va a riflettere anche sulle capacità professionali, per chi cerca lavoro o per chi semplicemente vuole migliorare la propria condizione lavorativa. Voglio dire, è una cosa stuzzicante, ma che può essere molto utile per il proprio bagaglio culturale, no? E professionale. Assolutamente, a chiunque, a moltissime persone nel proprio luogo di lavoro capita di dover tenere una piccola riunione con i colleghi o di presentare un progetto al team di lavoro o all'azienda intera o ai colleghi d'ufficio di una Ma branca nel dell'azienda. tuo corso, si insegna anche a stringere vigorosamente la mano? Si insegna a non stritolarla la mano, Ecco, perché poi attenzione. naturalmente ci sono le mani morte, che non sono Certo. belle, ma peggio sono quelli che volendo non fare la mano morta usano la mano tenaglia, che è Fanno la tenaglia, molto peggio, che è eh? molto peggio perché sono Ma lì che. infatti io me li ricordo questi e non gli do più la mano. Fai benissimo, bravo, segnati una lista nera di stringitori di Ecco, mani. perché va bene una stretta vigorosa, ma senza fare male agli altri. Senti, poi in tutto questo ci infiliamo anche Macbeth, Shakespeare. Che ci azzecca? Raccontami un Che po'. cosa ci azzecca? Macbeth è una mia ultima esperienza che fa parte del mio lavoro di origine, perché come tu ben sai, ormai telespettatori sono diverse volte che mi vedono, quindi dovrebbero ricordarlo. Io sono un attore, io nasco attore di prosa, attore drammatico, e quindi sono andato a partecipare il mese scorso a un workshop sul Macbeth tenuto da Daniele Pecci, bravissimo attore, bellissimo uomo della televisione italiana. Questo workshop su Macbeth è stato un lavoro molto interessante perché si andava a sviscerare, ad analizzare delle parti del testo di Shakespeare e la personalità di Macbeth. Se mi permetti di citare una cosa, nei dialoghi e nei monologhi che abbiamo analizzato, mi ha colpito moltissimo una battuta di Macbeth, brevissima, la quale Lady Macbeth, quasi, quasi irritata con lui, gli dice: ma come, non hai il coraggio adesso di fare quello che invece, quando non c'erano i presupposti, desideravi tanto fare? E Macbeth le risponde: zitta, ti prego. Io oso fare tutto ciò che un uomo può osare. Chi osa di più non è un uomo. E secondo me, Chi osa di di più più non è un non è uomo. un Quindi si deve osare, ma fino a un certo uomo. punto. E non diventare bestia.
Senti, poi tra l'altro, parlando di dizione e tutto il resto, perché ovviamente fa parte anche quello del tuo lavoro, mi ripeti come hai detto quella parola che noi diciamo zitta, sì, come hai detto? Zitta. E lo zucchero? Zucchero. La zucca, anzi, la zucca, zucca. Ecco, senti, quanto conta adesso presentarsi anche professionalmente senza fare l'attore, no? Certo. Parlando bene, soprattutto per noi emiliani, che insomma abbiamo questa S, un po' così, la S e la Z un po' più grosse, no? Quanto conta presentarsi al posto di lavoro parlando correttamente senza diventare un po' una macchietta? Perché puoi essere bravissimo, magari c'hai questa S un po' così, Sì. che ti fa un po' precipitare nella quotazione del tuo futuro datore di lavoro. Conta per noi emiliani come per chiunque altro, per i veneti, i siciliani, i campani, i Per tutti romanici, coloro che hanno un accento piuttosto spiccato. piuttosto spiccato. Conta per tutti, conta perché si dà così una sorta di neutralità al nostro modo di parlare. Poi non è necessario eliminare completamente l'accento regionale, però almeno levigare quelle grosse inflessioni regionali. Io credo che nel tuo mestiere di attore sia molto importante quando arrivi, se chi è il tuo interlocutore in realtà non capisce da quale zona d'Italia arrivi, no? È fondamentale poter dimostrare nel salutarsi, nel chiacchierare, di avere un perfetto controllo della dizione italiana e dell'inflessione Poi dialettale. naturalmente quando uno è con amici si può anche un pochino lasciare andare Ma perché c'è il rischio ben a volte di essere fin troppo impostati. Allora, ci ricordi le modalità innanzitutto per domani sera, dove, come, quando e perché? E poi dopo l'incontro di domani sera c'è ancora tempo per potersi iscrivere al corso che inizia la prossima settimana. C'è un po' di info pratiche. esattamente. Allora, le infopratiche sono queste, Cristiano. Domani sera, che è martedì 28 marzo, ci sarà la presentazione gratuita dei miei corsi, in cui chiunque può partecipare venendo alle 8:30 di sera alla sede di Nevent Comunicazione, che si trova al direzionale 70, al numero 456 di Via Giardini, scala C. Attenzione, questo è fondamentale. La Non scala C, perché lì se no è un labirinto. stai lì Quindi, fino all'inizio della settimana dopo. esatto. E al settimo piano, comunque c'è il campanello Nevent, al settimo piano ci sarò io che vi accolgo con il buffet di cui abbiamo parlato prima. E ci sarà così una presentazione di quelli che sono i corsi divisi in public speaking, dizione italiana, appunto, ne abbiamo parlato adesso, e lettura espressiva. Dopodiché, dal lunedì 3 aprile, la settimana prossima, inizieranno i corsi effettivi e chi è interessato si potrà iscrivere. Chi non desidererà non farlo o in un secondo momento è liberissimo di non iscriversi. Senti, visto che hai avuto un leggero intartagliamento con la mandibola, che non deve Esatto. succedere naturalmente all'attore, c'è un esercizio? Io ho visto attori che fanno gli esercizi prima di entrare in scena, articolando, muovendo molto, ripetendo, ci sono anche filastrocche che servono, no? È Assolutamente. vero? Tri tre tre tra tro tro tru fri fra 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 fro fro fru buongiorno 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 buongiorno. Posso parlare utilizzando e muovendo la bocca in mille modi. E questo è il E riscaldamento? questo è una ginnastica, è lo stretching dei muscoli facciali, Prima dello perché sforzo vero e come proprio. in qualsiasi attività sportiva, prima dello sforzo facciamo stretching alle gambe o alle braccia e prima di una prestazione di comunicazione facciamo stretching ai muscoli interessati. Perché secondo me la voce, per chi non la utilizza di professione, nel mio piccolo l'utilizzo anch'io, viene un po' sottovalutata, quando invece il potere e il fascino della voce è importante. Non so se vi è capitato, forse anche a te Daniele, di trovare persone, uomini o donna, piacevolissime, di splendida compagnia e di bella presenza, un po' rovinati da una brutta voce, no? Ma quando uno ha una vocina magari sottile o troppo potente, ci si può lavorare anche sulla tonalità, no? Assolutamente, ci si può Ma ci sono anche lavorare, quelle voci fin troppo grevi, sì, fin no? troppo forti, fin troppo cioè innaturali, così come anche queste sono molto innaturali, perché incontriamo nella vita quotidiana delle persone che parlano con queste note Che è così la loro voce, alte. no?
che è quella quella che che loro hanno deciso essere la loro voce. Quella che loro hanno deciso essere la loro voce. Che per una serie di motivi completamente inconsci, che non appartengono alla decisione libera dell'individuo, hanno adottato questo tipo di voce. Ecco, io aiuto a trovare anche la propria tonalità, il proprio punto zero, la propria naturalità. Fantastico. Quando viene puoi raccontarci qualcosa di teatro? Quando vuoi. Quando hai novità? Appena ho Quando hai novità. novità, sai che poi noi ci scriviamo sui social. Quando hai novità ci sentiamo senza problemi. Grazie, grazie mille. Domani sera adesso io faccio sempre serate un pochino impegnative alla domenica e al lunedì, quindi a volte al martedì mi butto decisamente sul divano, però vedo di combattere la pigrizia. Dovresti fare un corso anche contro la pigrizia altrui. Grazie a Daniele Grazie a te. Sirotti, voice coach, attore di teatro. Ci vediamo presto qui o a teatro o anche solo per un caffè. Grazie.